Eccoci qua, zia. Ti fa un bel fiore in mano. Loli, ti piace? Mi piace tanto, se è un bel fiore, una pianta grassa col fiore. Allora, finalmente è arrivato il 28 maggio 2013, giusto? Sì. E 13. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un anno in più. Oh, è un carnevale in più. Tanti auguri, zia. Grazie. Pensa, zia, ancora 14 anni e arriveremo a 100. Non ci ho neanche pensato, no? Perché? Neanche per scherzo, perché non vorrei arrivare. Vilma l'immortale. Non sono immortale, no? E chi ti copa te? Nessuno? Vabbè, in quell'ora vado e buon. Allora, qua abbiamo la piantina che gli ho regalato io. C'è la pianta grassa, sì. Dimmi. Papire o anche, non si chiama papire, non mi ricordo come si chiama quella piantina lì. Il cactus? Come il si cactus, chiama? Il cactus, mi pare, sì. Sarà un cactus sta roba, no? Dopo ti abbiamo fatto anche il bigliettino da tenere sulla tavola. Sì. Vedete qua, una fantastica 86enne. 86 anni, zia, sono tanti. Troppi. Troppi per andare avanti. Quanti anni ancora, pensa tu? Qualche annetto, sì o no? Perché è troppa roba, vengono pesanti adesso. Cosa ti ricordi di bello di questi 86 anni? È quello che mi ricordo, che sono tutta la vita lavorato e adesso sono in pensione. E cerco di fare del mio meglio per andare avanti. E io ti tormento? E tu che mi tormenti, sei l'anima. E tu che mi sopporti? Devo sopportare. Non sono sposata, non ho figli, ma ho un nipote che è abbastanza tenibile. Tenibile. L'aggettivo per descrivermi, il nipote tenibile. Allora, come abbiamo detto l'altra volta, oggi leggiamo la lettera che ti ha spedito Davide Canova. Davide, lo ringrazio dei suoi auguri. Aspetta che leggiamo la lettera insieme, che l'altra volta non l'abbiamo letta. Ah, precisiamo, zia, che tanta gente ti guarda, ti segue, ma l'unico che ti ha mandato una lettera per farti gli auguri è stato lui. Quindi siete veramente... Lo ringrazio. Ringraziamo lui, ma diciamo a tutti gli altri che siete veramente vergognosi. Perché per spendere, come ha fatto lui, guardate qua, 10 centesimi per spedire una lettera e fare felice la zia, non avete avuto neanche il coraggio di spendere 10 centesimi. Proprio una vergogna. E dopo a commentare, grande zia, auguri zia. Spedire una lettera troppo difficile, Sì. Allora, leggiamo la lettera. Sì. Guardate che bella, col disegno dei fiori, l'86 con le stelline, la faccia che ride. E poi cosa abbiamo sul retro? Tanti auguri Vilma, la torta con le candele, il pacco col cuoricino. Sì. Ha avuto anche un po' di inventiva, dobbiamo veramente ringraziarlo. Allora, cara Vilma... Ti guardo ormai da un annetto e posso dirti che sei sempre più simpatica. Sì. Perché diventa più fatto il giudizio, mi pare. Dimmi. Più vecchia diventa, perché è simpatica, perdo il giudizio. Perdi i colpi. Non perdo i colpi, perdo il giudizio. Ti auguro con tutto il cuore di passare un buon compleanno. Io ti ringrazio tanto che cercherò di passarlo bene. Un saluto va anche a Matteo che tira fuori pure ciabatte e pentole pur di stare un po' con sua zia. Sì. Sperando che le macacate non finiscano mai, un saluto da Padova, da Davide Canova. Grazie. Dile grazie. Cosa hai mangiato oggi? Che dolci zia mangi oggi che è tuo compleanno? Oggi non ho mangiato niente, ho mangiato il latte con 3 biscotti integrali dentro. E neanche una torta. Sono le paste creme. Bisogna stare un po' stecchetto, mi hanno detto. Mettersi un po'. Ma ho detto non devo lasciare le paste, che sennò devo ingrassarmi. Bisogna mettersi un po' a dieta. Allora devo eliminare un po' i dolci, perché sennò mi ingrasso troppo. Perché è una vita troppo ferma, no? Una vita tranquilla. Troppo tranquilla, nel senso di stare ferma. Non cammino, che non vado fuori. Quindi un saluto a tutti e via. Un saluto a tutti e alla prossima. E via. Ciao. Ciao. Ancora tanti auguri di buon compleanno, zia. Grazie, grazie. Dile grazie a tutti i tuoi colleghi. Ciao.
Ciao.